Il video fa le foto. Io ho fatto una foto invece di farla diretta. Ecco, buona festa della Madonna. Buona Immacolata. Buona Immacolata, che detta così è meglio. Buona Immacolata a tutte, che è una delle mie feste preferite prima di Natale e lo sapete. Buongiorno Angelina Jolie. Angelina la conosco anch'io. Anch'io e adoro quando lei si collega, è una delle prime. Allora, sto facendo riposare le mie unghiette, quindi non fate caso al mio look, a parte il jeans e lo stivalazzo alto che mi piace sempre tantissimo. Dopo me lo farei provare. Sì, mi piace tanto lo stivale alto, ma, e non mi piace dire stivalazzo, non so perché ho preso questo termine, adesso aiuto. Allora, sono nel negozio di Katia e facciamo subito la copertina prima che io me ne dimentico. Sì, tesoro mio. Vieni, cara. Tira sul tuo cappotto celeste che lo vedo. Scusami. Ma figurati, no? Gonna e perché già ho individuato un outfit perfetto. La mascherina oggi mi scende. Però. Ok, questa sarà la nostra copertina perché appena sono entrata mi è andata l'occhio su questa gonna pantaloncino. Sì, gonna pantaloncino. È uno shorts. Fatta la foto della copertina, cioè nel senso io farò uno screenshot, è ovvio, mi conoscete, ma partiamo subito a presentare la nuova collezione per Natale, adesso vi raccontiamo. Premessa, abbassiamo la musica e facciamo la premessa. Dato che con i nuovi provvedimenti di Conte, di suo marito, perché tuo marito ha fatto questa scelta, Katia? Dimmi a casa. Ecco la vera ragione dei DPCM che io riesco a mancare di non scegliere lingua. È stata Katia. Capito? Allora, siccome Conte vuole tenere casa legata a casa, non le vuole andare a far trovare i parenti, allora Katia, ciao Emanuela, ciao Robby, si è inventato questo nuovo DPCM. Esatto, dite che cosa vi volete, io lo faccio fare. Dite cosa volete, un regalo da Conte a casa? Esatto. Sono Kim, dice Robby, perdono Roberta, io. Roberta, ciao. Robby, ho capito, Kim Messenger. Kim, adesso tu vedrai delle cose meravigliose. Dunque, dato che a Natale con questi nuovi provvedimenti dovuto a suo marito non potremo... Siccome con questi nuovi provvedimenti non potremo uscire di sera, o quantomeno non ci sarà questo grande sconvolgimento serale, diciamo, queste grandi uscite, no? Abbiamo pensato a degli outfit sfruttabilissimi per le giornate di Natale, per uscire così, ma più da giorno. Quindi devo dire che Katia si è veramente scatenata. Avanti. Da dove partiamo? Partiamo dal solito, dai, facciamo il solito processo. Allora, ha ripreso i teddy? Sì. Di color celeste. Siamo lontane, posso... Sì, allora io sono lontana da Katia così può respirare. Poi dopo la infatti... Sono a una debita distanza tipo di 4 metri, lo specifico. Vabbè, per te. Ma noi siamo quasi congiunte, però siccome sto fumando, sto con l'Aikos. Esatto, hai il cellulare, vero? Allora. Mettiti il piumino. Maglioncino di vari colori, chi non vuole un maglioncino corto, morbido, stupendo. Bellissimo, questo devo farlo vedere alla mia collega. No, ma questo è... Ma che bello! Morbido, scusate le mie unghiette a riposo. Non so che sto deviando. È morbidissimo. Però voglio No, no, fai vedere questi. Aspetta, mettili su. Tirali su, grigio l'abbiamo fatto vedere. Verde petrolio e un verdino. Io ho i ragazzi che stanno giocando. Ecco, perfetto, e questi li abbiamo visti. Okay. Sono bellissimi e morbidi. Dirlo, c'è una lana che belli. Questi per un regalo di Natale sono anche perfetti. Poi, allora, gilet a collo alto con le trecce sul celeste. Sotto potete abbinare... Che bella sta camicia, Katia. Io più la guardo, più mi piace. Stupenda. Questa anche col cappotto che dopo vi mostreremo. Ed è dello stesso colore del Teddy, semplicemente certo. Unico, che possiamo far vedere subito. L'avevo fatto vedere, va bene, lo rifaccio vedere. Addosso vuole... Guarda, è l'unico Teddy che sono riuscita a prendermi, perché sulle mi piace tanto, non è lo sai. È molto, 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 molto con 400 euro. Oh, bello. Molto, 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 molto bello. La lana ce l'ho di tantissimi colori. Sentilo, perché non vendo quello che vendono gli altri. Sentilo. È morbidissimo, Katia, tatto, non c'è che tatto, dire. Tatto. Mi piace anche adesso come è rifinito qua. Bello, bello. Abbiamo seppellito la mia borsa. Una bello, sono molto morbidi, Katia. Lo so, amoruzzo. Sento l'odore della tua sigaretta, la liquirizia lì, che non cosa? So, sì, c'ha un odore forte. Torna la sigaretta allora, no, quella fa male.
vestito. Aspetta che ti porto, visto che non ti avvicini, tu mi avvicino io per un secondo. Mettiti il cappello. Davide, metti. Questi pantaloni che sono poi con sempre il maglioncino. Che bello, c'ha risvolto questo, sì, maglione. Sì. Bellissimo. Altro maglioncino sul grigio con le maniche con risvolto da mettere su questo. Oddio, il pantalone al fiocco in ecopelle davanti. Che bello. E c'è anche in quest'altro colore. Ok. Si possono spezzare i colori dei maglioni. Sì, ma il grigio sta benissimo col bluette, col celeste. Ok. Questo è sempre quello stand. Aspettate. Fila. Oltre che il teddy questo azzurro, oltre che questo teddy azzurro, Katia l'ha preso anche color marroncino, perfetto. Dopodiché sta mettendo giù il telo. Non ce la posso fare. Unita! Mi tengo a distanza, se vuoi togliere la maschera così respiri. Ciao ragazze, mi tengo a distanza da Katia in modo che può respirare. Io mi sono appena innamorata. Qual è il love? Quanto è bello, ragazze. E anche questo. Voglio far vedere la fantasia, mi avvicino quando si allontana lei. Bello. No, vabbè. E anche bellissimo. Questi colori tra il marrone e il grigio, quanto e mi piacciono. Che c'è anche mamma mia, con ruggine. Questo con i maglioni ruggine. Una parte che sembra... Ma sembra celeste, esatto. Sotto, grigio celeste, carta da zucchero. Si mimetizza molto bene. Poi sono ci bellissimi. Su sì, lì con i maglioncini che hai preso, proprio quelli cammellino identici. Ca, butta giù anche i maglioncini identici grigi che riprendono il tono grigio quanti della ne fantasia. Vuoi, stupende quanti... anche le mini scozzesi. Adesso le faremo vedere meglio. Stai parlando di queste, immagino. Anche oltre quelle che aveva già preso, che sono abbinabilissimi sia con questo cappotto in pelliccia morbidissimo, modello tipo accappatoio che io adoro, che con quel cappotto che dopo vi mostreremo. Anche questa è nuova. E beh, stanno andando tanto il Pepul, quindi era ovvio che Katia prendesse con un dettaglio lo sfrangiato di lato. Quindi non le troverete, penso, in giro così, perché con lo sfrangiato di lato è un po' un dettaglio un po' più particolare. A me piace, lo sai, per Natale questo, solo a Natale il rosso, abbinato poi a queste fantasie Pepul. Adoro. A queste fantasie bellissime, Pepul, che a me piacciono da impazzire. E poi ragazze, ciliegina sulla torta, ha preso questa gonna. Cappotto cammello, immaginate. Stivali cammello anche al ginocchio, maglione rosso, cappotto cammello. O anche, non so dirvi se è blu, adesso mi avvicino, è blu quello al centro o è nero? Blu scuro. Blu scuro, cappotto blu, stivali blu, o cappotto cammello, stivali blu, borsa blu. Ragazze, le abbinamenti sono infiniti, però io... Qui ci metterei il cappotto cammello e stivali cammello. L'avete viste le foto su Instagram di tante ragazze bionde, more, che indossano cose di questo tipo? Io adoro, ripeto, lo scozzese, il tartan, il piepù sotto Natale. Cioè, un outfit così non lo... Non, adesso soprattutto che si esce di giorno, perché purtroppo con questi nuovi provvedimenti siamo obbligate a cambiare un attimino. E perché no? Ci reinventiamo un attimo, perché farete sicuramente degli aperitivi o qualcosa di questo tipo, quindi penso che servano outfit di questo genere qui. Ovvio, maglioni bianchi a non finire, perché d'inverno il maglione bianco per me non deve proprio mai mancare. Sì. Poi le gonne le ha riprese, quelle a quadri. Quelle erano gonna o pantaloncino, Katia? Pantaloncino, lo stavamo facendo vedere prima. Stesso discorso, nero, cammello, bianco, grigio. Qui ci potete abbinare, sono in due versioni ed è un pantaloncino gonna, come stanno andando, li hanno anche da Zara, però a un prezzo un pochino più elevatino, quindi io non l'ho preso, se ricordate l'avevo fatto vedere in video fa, tra l'altro adesso questa Zara andarci è un po' difficile, questo è un vestito. Lo vedo tanto in giro così. Oppure come vestitino. Sì, sì, diciamo, riprendendo il discorso delle feste. Forse ancora i leggings, se vuole mettere qualcosa di lungo che non è facile. O le calze, perché comunque esatto, è lungo, non è... Una calza lunga lo puoi utilizzare. Sì, allora... Per le donne curvi può non mettere la cinta, certo, o ce la può mettere... Esatto. Per le che... secondo me, per una donna curvi la cinta va indossata un po' più grande. Per una donna magra la cinta piccolina, fina. Vabbè, c'è sempre il discorso delle proporzioni. Stessa cosa, maglione, sempre maglione vestito, ma nero. E credo che ce l'hai anche in altri colori? No, quello l'ho preso solo nero, ma perché c'era. Rosso mi sembrava troppo. Troppo eccessivo. Poi comunque c'erano già dei maglioncini, esatto, e delle gonne scozzesi, esatto, rosse bellissime. Non so se da sta parte il pantaloncino e ecopelle l'abbiamo fatto vedere, quello tempo fa, vero? L'avevamo già fatto vedere. Che le hanno anche da bello questo. E questi sono i basici che ho io, che è lana merino e calvissima. Facciamone vedere un paio, magari se li cerco
cercano dei maglioncini in filo comodi da mettere con le gonne, ma sempre Lana caldi. Merinos. Lana Merinos. Sì, perché è caldissima. Sì, lo so, lo so. E poi sono fini, non ingoffano, ragazze. Molte di voi non sopportano i maglioni pesanti, esatto, da mettere sulle giacche. Però, esatto, però dite, io ho freddo, che mi metto con le gonne, con i pantaloni. Rimaniamo calde, ma sempre carine. In tre colori, vero? Sì, in tre colori basici. Poi li puoi mettere anche sotto la giacca, poi o sotto l'altro maglione, dipende dove andate. Altri modelli, questo appunto, perfetto, questi colori nuovi che possono essere il blu. E sì, il blu royal e tanti altri. Allora, qua più o meno abbiamo fatto vedere tutti. Il cappotto l'abbiamo fatto vedere, pure questo pantalone è molto carino. Bello questo pantalone, Katia. Bellissimo. Guarda che bello. Sì, là, sì. Questo può, ah, questo c'ha tipo a spiga, tipo fatto, sì, una fantasia. Sì, sì, sì. Oddio, spigato sembra, è spigato, a me sembra spigato, non si dice, sì, spigata la fantasia, spigato, bellissimo, sì. Ho sentito dei sempre rumori. Volendo anche il contrasto, guarda che bello. Sì, belli, ma le fantasie Piepul così, esatto, sono belle con lo stacco rosso, esatto, fucsia, poi dipende, Bordeaux, Burgundy, mi piace moltissimo. Okay. Di qua per la donna curvy ci sono delle cose, sì, che mostro velocemente. A parte queste maglie con le paillette bellissime da indossare a Natale, perché io so che molte donne curvy mi seguono. Che prezzo hanno queste, Katia? Cosa? Queste maglie qui che sto mostrando, 22, quelle sono per, ragazze, per 20 euro alle donne più curvy, anche di età un pochino più adulta, insomma. Sì, sì. Ci sono anche degli abiti, c'è anche grigio, ci sono dei pantaloni. Questo è l'angolo della donna curvy. Da Katia, veramente, ragazze, contemplate tutte le forme fisiche. Bello anche l'ecomontone qua, che va tantissimo. Io l'ho rivisto anche nelle grandi le catene, insomma, che noi ogni tanto sbirciacchiamo i siti. Abiti per la donna curvy, un viola borgogna. Bello il pantalone. Poi ci sono anche questi, molto molto belli. Questi che prezzo hanno invece, questi abiti, Katia? Sono in promozione a 35 euro. Ultimi pezzi, ragazze, bello anche questo. Allora, io poi le donne curvy le amo vestite con i camicioni così, perché secondo me gli rendono proprio giustizia al seno, alle gambe, proprio lo riempiono proprio bene questo vestito, quindi fateci un pensierino. Belle anche le sciarpe che ha preso Katia, faccio vedere, lei ha anche le sciarpe con le stelle per un regalo di Natale, già ne avevamo parlato, a tante tante cose. Passiamo invece alle novità, questo è il pantalone che ha fatto... No, no, ci sono ancora delle novità, non ci abbandonate, è tutto su YouTube questo pomeriggio. Oh, vabbè, guarda, ragazze, io mi sto sentendo già male. Voi mi conoscete benissimo. Che cos'è che amo più di tutto? La zucchero. Il celeste. Questo è un celeste carta da zucchero, di quelli che metti col grigio, stivali grigi, e sei perfetta. Boh, l'altro giorno ho visto un film, c'era sta ragazza bionda, c'aveva sto cappotto celeste con dei bottoni enormi, e vabbè, i bottoni non mi facevano impazzire, perché a me piace più il modello con la cinta, come l'ha preso Katia, perché Katia mi conosce. Sotto c'era sto maglione morbido a collo alto, morbido però, tipo un collo proprio enorme, c'aveva sti stivali, i jeans dentro sti stivali coi jeans, e la borsa del medesimo colore. Stavo morendo, gli volevo fare uno scatto di foto, però stavo cucinando, un macello, insomma, non si poteva fare, esatto, se no così. Altrimenti anche la maglia io l'avrei messa, Katia ce n'ha tante, sì, il contrasto pure quell'altro colore, adesso ve la prendo. Io non aspetto mai, non aspetto mai. Anche perché tiri, tiri, tiri. Prendi sia il cardigan, sia il maglioncino, sia il prendili tutte e due, brutta cattiva che ci nascondi le cose. No, stai calma. Brutta cattiva. Vada di qua, ragazzi. Oggi sono un po' addormentata. Ragazzi, perché... non so se mi avete scritto, io purtroppo non sono riuscita a leggere per parlare, sicuramente mi avete scritto, chiedo spettacolo le gonne, dice Cristina, Loredana fa gli occhi a cuore. Io chiedo Venia se non sono riuscita a rispondere a tutte. Stupenda anche le mini scozzesi, l'avevo letto. Scusa. Spettacolo, questo l'ho letto. Ah, non fai più dirette nei negozi? Ragazze, io no, non te le sei perse, che comunque io sono libera il sabato e la domenica, i centri commerciali sono chiusi, andare su Via Tuscolana è un macello, sull'Appia anche, mi dovrò riorganizzare, perché comunque c'è il delirio. E poi ha piovuto, insomma, per me è stato un problema. Oddio, questo outfit è splendido, dice Cristina, che lo dici? Allora, mi piace in questo modo qua a me, sia quella, sia questa, con quello e quello. Toglimi questo. Cosa? Questo? Quello celeste forte. Questo? Sì, okay. Perché mi piace così. Sì, sì. Mi piace di più così. Non
con questo non, con quello non c'entra nulla, però la maglia con questa c'entra, certo, perfettamente, se avete un cappotto. Vabbè, lo tiriamo giù quando tiriamo giù il teddy. Certo. Ragazze, se venite da questa parte vi invito a prendere un cappuccino da Scagnetti, che è un bar qui all'angolo dove ci sono donne, solo donne, che gestiscono questo bar. C'è cortesia, veramente, ragazze. Poi quando sono tutte donne io c'entro proprio col cuore. È un bar che sta all'angolo qui da Katia ed è gestito da tre donne o quattro, quante sono? Una forza, veramente. Simpatia dall'inizio della giornata lavorativa, dal primo minuto fino all'ultimo, veramente. Solo come le donne sanno fare. Gonne, vestiti fatti a salopette, Katia, hai qualcosa? No, non credo. Perché non era la moda del momento. Katia sta tirando fuori cappotti e cose. Io infatti vi avrei voluto far vedere adesso, se Katia butta su, il cappottino Teddy con quella gonnellina celeste. Celeste del Teddy. Allora, no, la gonna celeste polvere stava sotterrata, questa pantaloncino. Io me la immagino con... Katia, tirala su solo, la piazziamo vicino. Questa gonna, con... il Teddy anche, tirali su tutte e due. Allora aspetta, prendili, accostiamole al Teddy. Guardate che bello, ragazze. Il Teddy l'ho rivalutato anche in questo colore, oltre che ovviamente Katia lo ha in questo colore splendido. Perché questo, guarda qui. Allora l'ha messo al contrario, guarda qui che colori, guarda qui con questi valoni alti, qui neri, qui beige. Sì, qua sì, è qui sì. Ecco perché ti dicevo, rivediamolo in quest'altra versione. E c'è anche, mamma mia, quando lo guardo muoio, questo cappotto pelussoso. Guardate, ragazze, è di una morbidezza che io neanche ve lo... È un peluche, ma quanto è bello, perché è rifinito bene ed è elegante. È l'ultimo questo, Katia, l'ultimo. Perché tu ne avevi quattro, sì, io mi ricordo. Sì, ho venduti tutti, è rimasto l'ultimo, è il bambino figlio unico. Col celeste sotto, che spettacolo. Il crema d'estate, d'inverno, scusate, d'estate, perché io d'estate lo porto il celeste, però col bianco d'inverno con il crema, cioè. Passiamo di qua e di là, abbiamo finito? Siamo sicure? No, hai ripreso pure quel cappottino che mi piace tanto, quella sia questo, ecco. No, prima c'è un altro cappotto, questo? Che è identico a quel maglione, voglio vederli insieme. Vale. C'ha la stessa tonalità, a me questa cosa mi intriga. Questo? Da morire, tiralo un attimo giù. Scusate ragazze, io quando vedo sto tono, guardate, è lo stesso tono, perché c'è qui una sfumatura che mi riprende il maglione. Impazzisco da morire. Impazzisce. Ma lo sai che qua ci vedo pure il rosa, fondamentalmente. Un abitino rosa. Un bel vestito per Natale, pure quello lì con il celeste da mettere col cappotto. Questo, certo, qui che mi sa che è l'ultimo. Certo. Questo allora, viene, Katia? Sai che carino questo vestito. Questo viene €29,90. Questo invece, questo qui di cappotto. Quanto viene questo cappotto? €49. Bello, però è bello. Sì. Allora, questo giacchettino. Perché vedo tutto a me. Bello, questo da mettere anche con il celeste. Wow. Bellissimo. Un colore che sta bene dappertutto, ovviamente tutte le sciappine. Che bella questa, Katia, sciappine, che delicata che è, bella. La vogliamo aprire questa qui? Mi piacciono tutte e due, una c'ha ruggine e l'altra rosa salmone. Apri questa qui rosa. Ce ne avrò mille, ragazze, ma sono sempre molto felice. Perché mi piacciono. Poi per chi ama i cappotti e le sciarpe, è un regalo ovviamente se fatta, se presa bella, in una bella fantasia non vista, è un bel regalo. Di viola, di lilla. Poi dice le rosse e le bionde, ecco qua, chi ha gli occhi azzurri e verdi, soprattutto verdi. Questo vari colori, è una lana spettacolare, guarda. Hai messo anche una specie, non è proprio Montgomery. Così, con questo sì, colore. Sì, li ho visti, lo sai. Poi vabbè, abbiamo questo da bello. Questo. Poi abbiamo ripreso i gilet, quelli a collo lilla, alto, viola. Esatto. Lilla, e bello. Questo, vabbè, avevamo già... avuto dentro, li abbiamo riassortiti. Anche come idea regalo, Katia, questa mantellina così che avevi già fatto vedere, no? Certo. Bello. Per le più freddolose. Ecco qui. Okay. Vedete anche Katia come ha abbinato il gilet con dei leggings stivali al ginocchio e la cinta. Vedete come l'ha abbinato? Bellissimo, comodo. Ci puoi mettere pure la camicia sotto, se non ami i colli alti. Io ci vedo anche la camicia celeste. Certo, perché sono un po' più freddolosa. Tu parlavi di questa? Sì, perché è un'idea regalo da fare alle più giovani, da mettere su un cappotto. Regalo, perché
è una bella mantella. È come una sciarpa mantella. 4 euro, cioè fa figura, 24 sì. euro. Può essere anche presa per una ragazza giovane su un cappotto, certo, o per una donna adulta dentro casa, dice, quando dice, no, su un fastidio, abito. Ma se tu la stringi, diciamo, fai così, sì, te la lasci sotto il cappotto. Carina. Ciao, dice Shopping Star. Ma provati qualcosa, ragazze, mi porterò delle cose a casa, penso, sicuramente. Deve cucinare Muccia. E Muccia deve fare qualcosina, già ho preparato il sughetto, però devo fare qualcosina. Sì, questa ragazza c'ha da fare, mica può stare qua tutto sì. il giorno, insieme a me. Adesso, c'è mio figlio che mi reclama. Diciamo che le cosine nuove le abbiamo fatte vedere sì. tutte, se vogliamo, non so. Ragazze, non dimenticate, per Natale è l'unico momento in cui io, diciamo, ecco, ho fatto i danni. Le borse non hai fatto vedere, no? Poi abbiamo ripreso. Sai che a me il celeste col rosso mi piace. Ah, a me mi piace anche il rosso. Con e sempre. Ma guarda, mi stavo appassionando a quel film che era pure stupido, diciamo. Perché questa cambiava sempre outfit con sti cappotti. Bello, che film è? Guarda, ti manderò il titolo, ma perché Paramount Network, una cosa, ma era su Sky, forse l'ho registrato e si chiama. Guarda, te lo devo mandare perché mi piaceva proprio. Mi piaceva lei che cambiava continuamente outfit. Hai ripreso i cardigan, con l'abito. Lo sai che la signora del bar mi ha detto, una delle persone che gestisce il bar, quanto è bello quel cardigan con quello che ti hai rimesso celeste. Quello l'hai venduto, immagino. L'hai venduto? Ne è rimasto uno? È venuta Giulia a prendere, anzi, un bacione a tutte queste donne che sono stupende, Maria Pia, Dodi. Ragazze, non posso accettare la diretta 2. Monica, soprattutto, Monica. Monica, mua! Abbiamo fatto vedere, penso, gran parte. Vi facciamo sì. vedere i cappottini con tutti quanto sono. Sono un po'. C'hai una maglia un po' ruggine, un po'. Ecco, tipo quella a contrasto con questo. Voglio tirar fuori questo colore, Katia. Quella, accostacela un attimo, facciamo vedere. Amore. Sì, vabbè, io voglio far vedere come sta. Vabbè, come sta. Guarda come gli tira fuori il colore. E anche il grigio, perché certo. vedo carta da zucchero, no, grigio, è il suo. A me mi ha colpito molto. A me piace, è molto particolare. Sì, presta bene su tanti sì, colori. Sì, tirare fuori i colori da là. A me è una cosa che piace riprendere dalla fantasia quel punto di colore lì. Che è tipo ruggine. E accostaci anche il maglioncino grigio che hai fatto vedere. Ce n'hai diversi anche. Di lana merino. Anche. Ah, questo qua. Guarda come li tira fuori il grigio. Stupendo. Bellissimo. Aspettate, avvicino. Vedete? Lo vedete questa puntina di grigio che c'è nella lavorazione sfocata? Grigio chiaro. Mi piace. Stivale anche alto. Nero. Borsa nera se non anche avete il grigio. Cuoio. Anche cuoio, brava. Il cuoio e grigio mi piace. Cuoio e grigio è stupendo. Stivale grigio, cuoio, borsa cuoio, sto cappotto è quello. Oppure se ce l'avete stivali grigi, borsa certo. grigio, sto maglione, wow. Certo. O ruggine, ragazze, certo. stivali grigi, borsa grigia e maglioncino ruggine qua sotto, grigio e ruggine. Sì, mamma mia, insieme. Sto cappotto non è bello. Me lo provo un attimo, facciamolo così, bravo. Chiudiamo così, va. Quanto è bello. Io c'è un sacco. Io e lei per i cappotti malate, no, proprio. No, io sono malata, ragazzi, li vedo subito quelli che c'hanno. Proprio. Senti, vuoi metterci una il prezzo del cappotto? Rita, allora, questo qui esattamente che sta provando. Madonna, quanto Emozza. Mi piace. Emozza. C'ha una marcia in più sto cappotto. 55 euro. Li vale tutti, guarda. E poi è morbido, qua. Mi piace le tasche così, ci infilo il cellulare, che adesso c'è. Queste sono le borse nuove che Katia non vi sta facendo no, vedere. No, cattiva, non è sei vero. Cattiva? No, non è vero, non date retta a questa ragazza. Ce l'ha così e ce l'ha argento. Esatto, per chi ama argento. L'argento e per chi ama l'oro. Scusa, ho dovuto chiudere un attimo, provi anche. Vediamo un attimo una provi cosa. Anche quella azzurra, adesso subito. Lo facciamo bene. Provare. Ma guarda, lo stavo per fare. Ah, Cristi, guarda che quando vieni ti do un sacco di baci o di botte, cosa vuoi? Baci o botte? Katia! Baci o botte? Proviamo anche il tè d'azzurro, visto che sono certo, tornati. Amore, ma adesso io non te andrei più. Dai, cappotti, lo sai che siamo malate. Ragazze, queste cascate, questo è bellissimo. Il colore che bello allaccia io poi sai che li allaccio un po' così no sì, che ti rimane un bogo aperto un bogo ecco. Aspetta questa cattina tutto attorcigliato queste mozza è mozzuna poi bello il che teddino? Altro provo un teddy sì poi prova di quale colore prendere, te lo vuoi provare pure certo adesso Cavia. Hai una maglia buia quindi
Emma è splendida, sì. È stupendo, ragazze. Lei c'ha delle cose che... Cioè, però io te lo voglio vedere, te lo voglio vedere boutique, ma è uguale quello chiaro, perché adesso c'hai questo scuretto, la maglia scura sotto. Proviamo quello chiaro? Sì. Che bellissimo. È terribile, è una tempesta. Oh, beh. Allora il tessuto mi è piaciuto, però fatto così. Allora, ok, ci tengo a leggere questo commento. Sembra il mio teddy pagato un botto. No, non so quanto tu l'abbia pagato. Purtroppo in giro ci sono tanti prezzi, sì, ragazzi. A volte di meno, a volte di più. Sacco. Proviamo anche quell'altra colorazione, così mi odi che te l'ho buttati. Quale altra colorazione? Sono finite. Qui, no, vabbè, raga, io no. Io me ne vado a casa. La lascio qua. Dai, no, perché la devo odiare? Perché la devo odiare? Se non ci fosse lei, come farei senza? Ditemelo. Dai che ti diverti. Dimmelo, certo che mi diverto. Tu intanto che stai iniziando a provare, io faccio vedere le cosine. Sai questo col maglione bianco? Non allora, so bellissimo, il taglio azzurro, costa e taglia unica. Sì, è taglia unica. Guarda che ti sta, ti dico che sta. E viene... Oh, 55. Questa non va a taglia, vero ca? Sai che mi sento quando metto questi cappotti? Avete presente gli anni 90, Kim Basinger? Sì, no. Cosa reste? Bello, dai, bellissimo. Questa canzone ci viene sempre in mente. Di questi anni 80. Quanto è matta questa? Ti piace un sacco. Allora, poi... Che altro ci è sfuggito? Faccio una piccola carellata e poi ti mando con le gonne sotto questi coi vestiti, li metto a posto, dai che sarò mio. Ma che metti a posto? Adesso sistemo io, ma che no, ci vuole? È giusto. Ma smetti, le muzza, non fare la bambina capricciosa. Ragazze, per questa diretta e queste novità natalizie è tutto. Voglio sapere se vi piace qualcosa, scrivete nei commentini tutto. Per seguire le mie dirette vi lascio la pagina Instagram nell'info box. Per i prezzi, i costi e i capi, Katia Jacquet, sempre nell'info box. Buona festa dell'Immacolata! Ciao ragazze, ciao a tutte, buone feste! Ciao, a presto!